మహనీయుడను కన్న మాతృభూమి. L'India è la patria di molte anime nobili che hanno guadagnato un grande nome e fama in tutti i continenti del mondo. పాశ్చాత్య వీరుల పారదోలించి స్వాతంత్రములు కన్న స్వరభూమి. Questa è la terra di persone valorose che hanno sconfitto i governanti stranieri sul campo di battaglia e hanno raggiunto l'indipendenza. Questa terra dell'India eccelleva nella musica, nella letteratura e nelle altre belle arti. Essendo nati in questa grande terra dell'India, voi ragazzi e ragazze, è vostro sacro dovere proteggere il suo ricco patrimonio culturale. Savitri, who could have her dead husband brought back to life, she belongs to Bharat. Incarnazioni del divino amore. Inadu, pratyekinchi, Jesus vishayam telipinakkaledu. It's not necessary. Non è necessario spiegare nei dettagli riguardo la vita di Gesù Cristo. Tutto ciò che vediamo, ascoltiamo e facciamo sono solo delle scene di un sogno che presto scompariranno. Queste scene sembrano vere per tutto il tempo che si dorme. Nel momento in cui vi svegliate o scivolate nel sonno profondo, esse scompaiono. Like this,
Allo stesso modo, tutto ciò che vedete, ascoltate, qualsiasi azione fatta nel mondo oggettivo, anche quelle sono scene di un sogno. Tutto ciò che vedete in questo mondo è destinato a cambiare momento per momento. Tutto è irreale. Essi sono solo dei sogni. Il principio atmico è l'unica entità permanente in tutti e tre periodi di tempo, passato, presente e futuro. Quel principio atmico è la natura dell'amore. Il principio atmico è presente anche nel passato, nel presente e nel futuro, negli stati di veglia, sogno e sonno profondo. E l'amore che ne scaturisce è l'atma. Attraverso l'atma, attraverso l'amore, il mondo intero passerà sotto il vostro controllo. Non dovete ferire nessuno. Amate sempre e non ferite mai. Voi non siete una sola persona, ma tre. Quello che pensate di essere. Quello che gli altri pensano che voi siate e colui che siete realmente. E questo è il vostro vero sé. Voi dite, questo è il mio corpo, questa è la mia mente, questo è il mio intelletto, questo è il mio subconscio, ma che cos'è questo mio? Chi è questo mio? Voi non siete tutto questo, la domanda che dovete farvi è, chi sono io? Non c'è nessuno oggi che si pone questa domanda, chi sono io? Quando dici il mio corpo, sei separato dal tuo corpo. Tu dici questa è casa mia, ma tu chi sei? Devi trovare una risposta a questa domanda. Per quanto tempo durerà questa casa che dici che è tua? È certo che prima o poi dilapiderai tutto. Questi oggetti del mondo sono soggetti a cambiamenti e distruzioni. Solo una cosa non cambia mai ed è il principio di Brahman, che è amore. Se uno sperimenta quell'amore avrà tutto sotto controllo. Se diamo un'occhiata oggi al mondo, possiamo vedere che l'uomo vuole solo desideri, sempre più desideri. Dobbiamo mettere un tetto a questi desideri e avere il controllo su di essi. Solo così la vostra mente sarà stabile. Voi dite, voglio questo, così sviluppate molti desideri. Questi sono come nuvole passeggere. Perché dovreste moltiplicare questi desideri che sono come nuvole che passano? Alla fine nulla vi accompagnerà al momento di lasciare questo corpo mortale.
Grandi re e imperatori hanno regnato su questo mondo, hanno conquistato diversi paesi e accumulato ricchezze senza limiti. Persino Alessandro Magno conquistò diverse parti del mondo e non poté portare con sé neppure una minuscola parte della ricchezza che aveva accumulato e dovette lasciare questo mondo a mani vuote. Per dimostrare la verità incaricò i suoi ministri di prendere il suo cadavere in processione per le strade della sua capitale mantenendo entrambe le mani in una posizione che puntava verso il cielo. Incarnazioni del divino amore. Noi siamo in questo corpo fisico anche per soddisfare alcuni desideri che sono necessari per la nostra vita quotidiana. Ma si eccede troppo nei desideri. Potete vivere per pochi anni o 100 anni interi in questo mondo fisico, ma un giorno o l'altro il corpo dovrà essere gettato via, quindi non coltivate desideri illimitati. Alcune persone hanno un intenso desiderio di avere la visione di Dio. Dov'è Dio? Siete tutti incarnazioni della divinità. Dio non è separato. Gli uomini hanno più valore di tutte le ricchezze del mondo. Dio è anche in forma umana. Ci sono tre tipi di esseri umani. Gli animali domestici, gli animali selvaggi e gli umani. Una persona dovrebbe analizzare se stessa per capire se appartiene alla categoria degli animali, delle bestie o degli esseri umani. Se pensate di essere un essere umano, dovete coltivare i valori umani, condurre una vita umana e sviluppare pensieri umani. La verità. Innanzitutto la verità è un valore umano. La verità non subisce alcun cambiamento in tutti e tre i periodi di tempo, passato, presente e futuro. La verità è sempre la verità. Sviluppate fede nella verità, tutto il resto è destinato a cambiare. Oggi avete pace, domani potreste non averla. L'amore è Dio. Vivete nell'amore. Infatti la vita è sostenuta solo dall'amore. Infatti, quando la verità e l'amore vanno insieme, il risultato è la non violenza, ahimsa. Quando c'è l'amore, la gente non combatte l'un con l'altro. Quando c'è l'amore, non vi arrabbiate con nessuno.
Quando dentro di voi vi è amore, tutti sono fratelli. Supponete di incontrare qualcuno e dire ciao fratello, anche il vostro nemico risponderà dicendo ciao fratello. Così com'è il sentimento, così sarà il risultato. Yad bhavam tad bhavati. Quindi dovete sviluppare sentimenti nobili. Le cattive o le buone esperienze dipendono dai vostri sentimenti. Se succede qualcosa di brutto, non è a causa degli altri, né Dio ha un ruolo da svolgere in questo. Il fatto è che voi siete cattivi, i vostri pensieri stessi vi hanno fatto del male. Supponiate che voi siate felici, anche la felicità non è causata da Dio. Di essere felici, anche la vostra felicità non è dovuta a Dio. Tutto ciò è dovuto all'ammontare dei vostri propri pensieri. Per cui, tanto per iniziare, dovete purificare i vostri pensieri. A mano che purificate i vostri pensieri, la vostra vita sarà felice e in pace. Dove vi è purezza, sperimenterete la divinità. Ma purtroppo oggi la divinità è stata differenziata, divisa dal nome e dalle religioni. Quando l'unità, la purezza e la divinità sono combinate insieme, si ha una vita felice. Dio non è responsabile né dei buoni né dei cattivi pensieri. Solo voi siete responsabili per entrambi. Se avete dei pensieri cattivi, è a causa della vostra stessa creazione. Tutti sono la propria creazione. Infatti, tutto è una creazione dell'uomo. Lo stesso vale per i buoni pensieri. Vedete come sono belle queste luci in questa sala. Chi le ha fatte? Sono state fatte dall'essere umano, solo dall'essere umano. Quindi non ci può essere divinità senza umanità. L'umanità deve essere santificata. Gli esseri umani devono coltivare i valori umani. Solo così potete raggiungere la divinità. I sensi creano molta instabilità in noi. Una persona deve cercare di ottenere e sperimentare la divinità. I sensi della mente sono in continuo cambiamento. Spesso vi sono pensieri perversi. Se tenete la mente sacra, tutto il resto sarà sacro. Bisogna cercare di mantenere la mente pura e far sì che non si agiti con alti e bassi.
బద్ధంగా పెట్టుకోవాలి. Therefore we should keep our mind strong. ఒక వస్తువును సంకల్పించుకున్నామంటే ఆ వస్తువు ఎప్పుడు వస్తువుగానే ఉంటుంది. When once you think of an object, it continues to remain as an object all through. ఆ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ గా మారుతుంది. I pensieri cattivi ci fanno agire in molti modi. Quando la nostra mente è pura, essi ci conducono sul nobile sentiero. Manteniamo la mente fresca e pura. Questo dovrebbe aiutarci a non vacillare e ad evitare gli alti e bassi. Si dice che il mondo intero è permeato dalla mente. Non pensate che Dio sia separato da voi. Siete confusi perché pensate di essere separati da Dio. Non solo siete confusi, ma se la vostra miccia viene soffiata, significa che sarete inghiottiti dall'oscurità. La vostra fede in Dio deve essere sempre salda e incrollabile. Oggi in questo mondo si affrontano molte agitazioni. Le persone indulgono in attività criminali. Qual è il vostro ruolo in questa situazione attuale? Voi non dovete fare niente altro. Solo dovete contemplare e cantare il nome di Dio incessantemente. Dovete fare Namasmarana. Dovete contemplare il vostro sé interiore. Non è necessario che facciate alcun uso di bombe o armi. Rimanete calmi e imperturbabili in ogni momento. Mantenete l'atteggiamento che qualunque cosa accada è per il vostro bene, è una cosa buona, è solo per il vostro bene. D'altra parte, se continuate a meditare in questo modo, svilupperete pace, altrimenti svilupperete solo odio contro gli altri. Quindi contemplate costantemente Dio con una mente calma e ferma. Non perdete mai coraggio e forza. Se lo fate, le preoccupazioni mondane vi disturberanno e causeranno paura e ansia. Il corpo fisico è suscettibile alla nascita e alla morte, questa è la sua natura. L'atma è eterna senza nascita e morte, non ha né inizio né centro né fine, è l'eterno. Onnipresente testimone. Si indulgono in pensieri negativi relativi al corpo. Non intrattenete pensieri negativi. Il corpo fisico è come una bolla d'acqua. La mente è come una scimmia pazza. Il corpo è destinato a perire prima o poi. Quindi non fidatevi del corpo fisico, non credete alla vostra mente. Naturalmente dovreste prendervi cura del vostro corpo come nel momento in cui, dato che vivete, dovete prendervi cura del vostro corpo, perché il corpo vi consente di vivere. Più tardi, man mano che il tempo passa, perde di spontaneità. Nessuno vive in questo mondo permanentemente.
L'unica entità che è permanente è l'Atma. Bhagavan dice che una persona con due menti è confusa e ignorante. Una persona con una mente duale è mezza cieca, quindi sviluppate una fede e una devozione sincere. Una volta che avete sviluppato fede in qualcosa, questa fede dovrebbe durare fino alla vostra morte. Purtroppo le persone ogni tanto cambiano la loro fede. Quando sono in difficoltà rispondono in un modo, quando attraversano tempi buoni il loro comportamento è del tutto diverso. Questo non dovrebbe accadere. Tutto ciò che accade, accade per volere divino. Amore, amore, amore. Solo questa è una qualità immutabile. Coltivate un amore così immutabile. Qualunque cosa accada è volontà di Dio. Voi pensate di essere colui che agisce? Questo è solo il vostro ego. Dove siete voi? Voi non siete colui che agisce, non siete lì veramente. È il vostro sé interiore, la vostra voce interiore che risponde veramente alle situazioni. Quindi, quel tu significa la vostra Atma, voi stessi, il vostro sé. La fede nel sé interiore è la base per ogni cosa in questo mondo. Gesù fu crocifisso sulla croce. La Madre Maria non poteva sopportare quella scena e piangeva inconsolabilmente. Gesù allora disse: perché piangi? Questo è naturale. Tutto ciò che deve accadere accadrà, quindi non piangere. Gesù aveva aiutato i pescatori in molti modi, aveva dato loro il pane. Una volta i pescatori non riuscivano nemmeno a pescare. Allora Gesù chiamò Pietro e disse: Pietro, porta la rete da pesca e seguimi. Egli disse ai pescatori di lanciare la rete in un luogo particolare. C'era una pesca così grande che persino tutti i pescatori non potevano tirare su la rete fino alla riva. Quindi Dio può fare qualsiasi cosa grazie alla sua volontà divina. Tutto è solo un dono di Dio. Uno deve rendersi conto di questo fatto e sviluppare di conseguenza la fede. Se siete felici in questi tempi, è un dono di Dio. D'altra parte, se state trascorrendo momenti difficili, anche questo è un dono di Dio. Sviluppate una fede così stabile. Se soffrite di febbre di malaria, vi verranno somministrate delle pillole amare. Questo è anche per il vostro bene. Il bene e il male coesistono. Nessuno può separarli.
Non potete trovare il bene o il male con l'esclusione di uno dell'altro. Bad is not distance far away. Good and bad rendu kuda lo okkate. Good and bad are intermixed being one. Il male non è separato in un angolo lontano. Il bene e il male esistono insieme. È solo una differenza di tempo. Quindi dobbiamo accettare tutto come dono di Dio. Se incontriamo il male, esprimiamo disgusto e diciamo: non voglio questo. Non dovete fare così. C'è del buono anche nel cattivo. C'è del buono nel cattivo e c'è del cattivo nella bene. Il bene e il male sono come il dritto e il rovescio della stessa moneta. Solo il momento in cui si verificano differisce. Differisce solo il momento in cui si verificano. Supponiamo che voi abbiate mangiato del buon cibo, pane, dolci, eccetera, alla sera. Domani mattina questo cibo sarà trasformato in escrementi. Il buon cibo quindi diventerà una cosa brutta. Quindi, in questo senso, il bene e il male si verificano in momenti diversi, non allo stesso tempo. Quello che dobbiamo fare oggi è di pregare costantemente Dio. Se sviluppate la fede nel vostro vero sé, tutto vi sarà dato. Se non avete quella fede, tutta la vostra ricchezza e i vostri possedimenti saranno semplicemente uno spreco. Le persone bramano i possedimenti con ego e arroganza, ma queste cose non portano in nessun luogo. Prima o poi ci porteranno in un pericolo. Quindi dovremmo sempre comportarci con umiltà e fede, pensando che tutto è un dono di Dio e che Dio è l'autore di tutto. Therefore we should have a strong conviction, a steady feeling that everything is God's gift, that God is the only doer. God ekkadu? Where is God? Dov'è Dio? God is in you. Questa è la domanda che gli scettici spesso fanno. Dio è in voi, con voi, sopra di voi, sotto di voi, intorno a voi. Egli è l'abitante del vostro cuore, il vostro Hridaya Vasi. Il vostro Atma non è altro che Dio in verità. Quindi non è necessario cercare altrove Dio. Ripetete i nomi di Rama e Krishna, identificando così la divinità in un nome e in una forma particolare. Ma ciò che è al di là del corpo, ciò che è oltre il nome, è la vera divinità. La divinità non ha nulla a che fare con il corpo fisico. Il corpo fisico può esistere solo per un periodo limitato e subisce costantemente dei cambiamenti. Quando nascete siete dei bambini, man mano che crescete diventate dei ragazzi, dopo un po' sarete degli uomini. Successivamente diventerete vecchi e vi chiamerete nonno, nonni.
Ebbene, il bambino, il ragazzo, l'uomo e il nonno sono tutti una sola cosa. Sebbene Dio sia venuto in forma umana e agisca come un essere umano, esso, egli, non ha, è consapevole di essere Dio. Siccome siamo in corpi umani, non riusciamo a comprendere che siamo Dio. Dobbiamo sperimentare Dio, stiamo sperimentando Dio solo nella forma umana. Le persone sviluppano l'ego grazie alle loro capacità fisiche, intellettuali, alle loro ricchezze e proprietà. Spesso le persone mostrano il loro ego nelle posizioni di potere, ma tutto ciò svanirà in pochissimo tempo, anche il vostro corpo perirà. Purtroppo oggigiorno le persone considerano i beni terreni effimeri permanenti e ignorano le cose veramente durevoli. Quindi realizzate la vera natura del principio dell'Atma. We are not thinking of those which are eternal, but we consider passing, momentary, changing as the real. So follow your conscience, the Atma, the Self. Because of physical body, you could all assemble here. Voi siete qui grazie al vostro corpo fisico. La gente affolla questo posto in migliaia di devoti per avere il darshan, la visione di questo corpo fisico. Ma la cosa più importante da comprendere è che il corpo fisico indica la divinità eterna. La divinità è oltre il corpo, quindi non trattate il corpo fisico come fosse permanente. Ciò nonostante, dovete mantenere il corpo fisico in salute perché finché si vive. Non trascuratelo pensando che sia destinato a perire un giorno o l'altro. Dovete rispettare il benessere del corpo fino al vostro ultimo respiro. Non preoccupatevi di ciò che accadrà. Which you should know that you cannot depend on anybody. Therefore you have to take care of your body to a certain extent. Non è necessario andare alla ricerca dell'Atma, essa è onnipresente. Dietro di voi, con voi, intorno a voi e sopra di voi. Le persone non ripongono la loro fede in una coscienza atmica che è onnipresente. Le persone bramano le cose effimere. Quindi, prima di tutto, dovete discernere ciò che è permanente da ciò che non lo è. Indagate su voi stessi, in voi stessi. Chi sono io? La risposta arriva. Sono un essere umano. Quindi se vi considerate esseri umani dovete avere delle qualità umane. Un animale come un bue o un bufalo arano la terra, mangiano erba e fanno duri lavori nei campi. Allo stesso modo, la natura di una bestia è di attaccare tutte le creature e causare loro del male, incluso uccidere.
Noi non siamo animali, siamo esseri umani, quindi dobbiamo coltivare qualità umane. Quali sono? Sono la verità, la pace, l'amore e la non violenza. Per sviluppare le qualità della non violenza dovete prima coltivare l'amore. Dove c'è amore, là non vi sarà violenza. Allo stesso modo, l'amore, la pace e la verità sono tutti interdipendenti. Quando l'amore e la verità sono insieme, vanno insieme, il risultato è la pace. La verità è una qualità divina innata, non è una conoscenza libresca. La verità è la manifestazione del sé interiore. Non vi è alcun essere umano in questo mondo in cui la verità non sia presente. Tuttavia, la verità è celata e sembra che non sia una cosa vera. Purtroppo oggi si è più interessati alla menzogna che alla verità. One should have as the basic foundation love. Love would in a play. Where there is love, yeah, non-violence ostundi. Then there can be non-violence. Dove c'è amore non può esserci non violenza. When you remain in peace, you will have love. Se sperimentate la pace, sperimenterete anche l'amore. Where there is truth, there is peace. Dove c'è l'amore vi è verità e dove vi è verità vi è pace. Se non c'è la verità non può esserci affatto pace. Quindi, quando vi è la verità, in automatico sperimenterete la pace. Prima c'è l'amore, poi la verità deve essere protetta dall'amore. La verità è il vostro sé interiore e non dipende dalla conoscenza dei libri. La verità è il fondamento e la base della creazione dell'universo. Non vi è nessun luogo in cui la verità non risieda. Sita. Potreste aver assistito a una serie di drammi e dialoghi sul tema dell'amore. Rama, Krishna, Sita e Radha sono tutti personaggi mitologici. Rama, Krishna, Sita e Radha sono tutti personaggi mitologici. Rama e Sita, Krishna e Radha sono esempi luminosi del principio dell'amore, prema tattva. Quindi sono indicati come Sita Ramulu e Radha Krishnululu. Il re demone Ravana ha confinato Sita a Lanka per 10 mesi. Era solito convincerla affinché diventasse la sua regina. After all, in front of
Rama's mighty power, love you Ravana, you are. Tuttavia si rifiutò di sottomettersi alle sue aperture, dicendo: non sei affatto paragonabile a Rama, l'incarnazione della verità e della giustizia. E non lo guardò mai in faccia. Tirò fuori un filo d'erba e gettò a terra, dicendo: sei come questo filo d'erba. La tua forza e il tuo potere non possono essere paragonati a quelli di Rama. Era così intensa la fede in Rama. Bisogna sviluppare una fede forte nella divinità. Un certo numero di terroristi opera in varie parti del mondo, ma nessuno di loro può causare alcun danno se sviluppate fede e amore in Dio. Dio è ovunque, dovreste avere una ferma fede in quella onnipresente verità. Nemmeno un certo numero di bombe può causare il minimo danno al vostro corpo. Dio è in voi, con voi, intorno a voi, sopra di voi e sotto di voi. Sfortunatamente le persone ripongono più fiducia nelle cose temporanee e palliative, anziché sviluppare una salda fede nella divinità onnipotente e onnipresente. Non prendete alla leggera la divinità, è l'unico padrone dell'intero universo. Sviluppate la fiducia in Lui, chiamatelo con qualsiasi nome. Rama, Krishna, Gesù, Allah, Dio è solo uno. La verità è una, ma i saggi si riferiscono ad essa con vari nomi. Se contemplate Dio, che è il vero eroe, potete ottenere la vittoria in tutti i campi. Nemmeno le bombe o altri poteri possono danneggiarvi. Il potere umano non è paragonabile a nessun altro potere. Dopotutto, chi ha creato la bomba? È stato proprio l'essere umano. Allora, chi è grande? Colui che ha fatto la bomba o l'oggetto stesso? Indubbiamente l'essere umano è grande. Gli esseri umani dovrebbero realizzare la loro innata forza e grandezza. La filosofia del Vedanta esorta l'essere umano a realizzare la sua vera natura attraverso un processo di indagine su se stesso. Se fate introspezione facendo la domanda chi sono io, la risposta che emerge è I am Brahman, Aham Brahmasmi. Io sono Brahman. Dovete ricordarvi costantemente: io non sono un essere umano, sono in verità Dio. Per quanto riguarda il corpo fisico, voi siete esseri umani. Se Dio è con voi, in voi, intorno a voi,
Perché dovreste temere le bombe create dall'uomo? Sviluppate la fiducia in voi stessi, sviluppate la fede nel principio dell'Atma. Il sé che è in voi è il sé supremo. Se quel sé supremo è presente nel vostro corpo, perché dovete avere paura di chiunque? Anche quando il corpo diventa debole, è quello stesso potere del sé supremo che vi spinge ad andare avanti. Vi aiuterà. Quindi tutte le persone possono contemplare incessantemente Dio. Non confondetevi con i nomi, potete contemplare su qualsiasi nome. Molte varietà di dolci sono preparati con lo zucchero, che è l'ingrediente base. Potete mangiare qualsiasi dolce di vostra scelta. Tutti i dolci hanno un sapore dolce, tutto è Dio. Non abbiate dubbi a riguardo. I dubbi creano solo confusione in voi. Per vivere la vita di un vero essere umano dovete rimuovere tutti i dubbi. Se i dubbi persistono, diventeranno come un veleno. Sviluppate fiducia in voi stessi. Questo si chiama fede in se stessi. Se avete fiducia in voi stessi, nessuno vi potrà causare danno. Nemmeno le bombe possono far danni. Molte persone oggi, in questi giorni, temono l'arrivo di qualche bomba in qualche zona, ma non è necessario che abbiate questi timori. There are many people who will be thinking that many are going over, move about. There are bomb explosions everywhere. Bhagavan says, don't be afraid of anything, of anything. Bhagavan dice di non preoccuparvi assolutamente di nulla, di nulla. Kaluka. Therefore, embodiments of love. మీరందరూ కూడాను ఎంతో భక్తితో ఎంతో ఆశతో ఎంతో ప్రేమతో మీరు ఇక్కడ చేరారు. All of you have assembled here, coming from far off places, distant lands, it's full of devotion amore. And steadfastness tutti to this voi place. Siete riuniti qui. Siete venuti da tanti paesi and hold on, intorno al cling mondo. On to that love. Con grande devozione, amore e fede. With that love, I am God, mantenete I am God, questa sensazione di amore. Develop that deep conviction that ricordate a voi stessi I am God. Costantemente. Io sono Dio, Dio, io sono Dio. Con un sentimento di amore per Dio. If anyone asks you what's your name, don't say I'm so and so. I'm God. The answer should be, se qualcuno I'm God. Vi chiede il vostro nome, non rispondete sono questo o quello. Rispondete invece, io sono Dio. You are also God. I'm non not only io, God, sono Dio. You are also God. Sono Dio. Tutti sono Dio. Everybody is God. Everyone is God. Tale fiducia. That sort of confidence we should strengthen. Prema mudita manasi kama rama kama rama kama rama prema mudita manasi kama rama
भजन बिना सुख शांति नहीं నాకు సుఖం కావాలి శాంతి కావాలి అని కోరుకుంటుంటారు. ఆ సుఖము శాంతి ఎక్కడుంది? అది భజనలోనే ఉంటుండాలి. భగవంతుని యొక్క నామంలోనే సుఖము శాంతి మనకు లభిస్తుంది. వన్ అస్పైర్స్ టు బి హ్యాపీ అండ్ టు రిమైన్ ఇన్ పీస్. వేర్ ఆర్ దే అవైలబుల్? దే ఆర్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఇన్ భజన్ చాంటింగ్ సింగింగ్ ఇస్ గ్లోరీ. Tutti voi dite voglio la pace, voglio la pace, voglio la felicità. Dov'è questa pace, questa felicità? Voi siete disponibili a cantare i bhajan per la gloria di Dio. Avrete pace e felicità solo cantando la gloria del nome di Dio. Your heart is the real la pace e la felicità sorgono dalla sorgente interiore del vostro cuore. Se volete avere pace, felicità e beatitudine, contemplate il nome divino nel vostro cuore. E siate felici. Santo.